Ciao a tutti e benvenuti. Oggi studiamo Gloria di Umberto Tozzi. È una canzone abbastanza semplice. Cercheremo di tenere lo stesso ritmo dall'inizio alla fine. Intanto andiamo a vedere gli accordi. Sol maggiore, Do maggiore. Ci sarà anche un La minore. Un Re settima. Un Do settima più, che è come un Do maggiore senza l'uno. Il Fa maggiore, che eventualmente potete prendere anche come un Fa settima più, se non riuscite a fare il bel Re. Unico accordo difficile del brano è un Si bemolle, che però vi consiglio di suonare come Si bemolle nona, in modo da evitare questa posizione abbastanza scomoda. Quindi mettete il 3 e il 4 sul terzo tasto della quarta corda e il 4 sul terzo tasto della terza corda e mettete il barré al primo tasto. Il ritmo: giù, su, stop, su, giù, su, stop, su, giù, su, stop, su, giù, su, stop, su, giù, su, stop, su. Questo sarà il ritmo. Non sono altro che pennate giù e su, di seguito, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su. Però sul 2 e sul 4 stoppo con il palmo della mano le corde. Giù, su, stop. Quando c'è uno stop di questo tipo, voi dovete plettrare, ma dovete stoppare contemporaneamente. È un effetto che simula il rullante della batteria. Giù, su, stop, su, giù, su, stop, su. Altre volte l'abbiamo visto, vi faccio vedere bene. Contemporaneamente stoppate e plettrate. Affondate il plettro mentre il palmo della mano è già posizionato. È simultaneo in realtà il processo, ma il palmo della mano poggia leggermente prima per permettere al plettro di fare di suonare quando già le corde sono bloccate dal palmo della mano. Proviamo a cantare il brano. Storia che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale. Senza gloria, contenuta sul divano, faccio stelle di cartone, pensando a gloria, gloria.
E con questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!